Benvenuti in questo video, sono Giona 5 e siamo su Mobile Legend Bang Bang. Spero che aspettate un attimo adesso. Ok. Spero che comunque la serie vi stia piacendo, anche se sto dando poche persone che guardano i video, quindi non moltissimo a quanto pare. Però qualcuno sì, quindi io le porto per quelle poche che vi piace. Ovviamente questa serie non durerà all'infinito. Ho già deciso di farlo durare un certo numero di episodi. Adesso vi faccio vedere. Siamo, adesso dovremmo essere al settimo episodio. Settimo episodio. Non so se farò così, però voglio vedere se riesco a farlo perché è lunga, ma riusciamo ad arrivare al completamento della serie, perché appunto deve finire la serie in qualche modo. Vabbè, sta registrando. Sembra di sì. Ok. E quindi vabbè, allora, innanzitutto farò 10 episodi tra classificata e classifica, perché sono praticamente uguali, solo che uno è in classificata e l'altro è normale, quindi è la stessa modalità uguale, quindi non so se farvi 10 o 20 episodi su queste modalità qua. Perché non vorrei fare 10 episodi classica e 10 episodi classificata, perché sennò diventa noioso. E soprattutto è un, cioè, non saprei che titolo mettervi e non farei molto perché appunto sono partite normali, cioè non è che andiamo avanti. Classificata sì, classificata puoi arrivare alle leghe alte, ma non ti arriverò mai perché quelli più avanti, faccio vedere nel negozio, faccio presto, eroi, e quanti eroi ci sono? Sono tutti da comprare. Però per comprarle siamo monete o gemme, che le gemme si pagano. E alcuni sono forti, perché sono nuovi e le hanno messi forti. Quindi i nuovi sono forti, quelli che ho io adesso sono deboli, tipo Angela, Laila, Leslie, sono deboli perché appunto sono gratuiti e quindi ti danno quelli più, quelli basici. Adesso andiamo avanti mentre vi spiego. Spero che l'audio si senta, si dovrebbe sentire, se l'audio di gioco è mio, quindi si dovrebbe sentire. Adesso io farei classica. Ok, inizia la partita, facciamo classica stavolta. Vorrei arrivare a 10 episodi. Torno nella lobby. Inizia la partita. Ok, partiamo. Quindi vorrei farvi 10 episodi a modalità, in modo da arrivare a 50 episodi. Però dura anche tanto qui la serie e non ho molto da mostrarvi, infatti uso gli stessi personaggi. Quindi per questo, secondo me, è un consiglio fare un numero di episodi limitato. Usiamo Angela stavolta. Dovresti sentire l'audio del gioco. Però si sente basso secondo me. Lo sente basso. Vedi che ho alzato adesso. Ho alzato, quindi dovresti sentire di più, però. E rimane basso perché registra basso l'audio. Non so per quale motivo. Quindi, io farei solo 10 episodi per la classica e la classificata. Perché sono modalità che appunto sono basiche. E sono un po' noiosa da fare troppi episodi. E soprattutto gli stessi personaggi, perché userò gli stessi personaggi. Questo cos'è? Costa gemme. E di questa è bella, ma costa gemme. Cos'è successo? Ah, ok, è partito. Io sono la squadra blu. Ok, va bene. E quindi non vorrei farvi troppi episodi, questo è uno dei motivi. E secondo, vorrei farvi altre serie, quindi voglio portarvi altre serie sul canale, infatti dopo finita questa inizierò delle altre, o terminerò delle altre serie che ho già iniziato, così completiamo due serie. E non saprei cosa fare, perché dopo avrei troppi.
Avrei troppi episodi da portare, dopo tutto un casino. Vai Angela, quando prendo l'attacco dopo sono un po' più forte perché aiuto i miei compagni di squadra. Va indietro, va indietro, va indietro. Mi hanno ucciso, non ci credo. Vabbè, ci credo perché l'ho visto, però, insomma, non volevo che succedesse. Come parla Angela mi piace. Una bella voce. Dove sono gli alleati? Devo andare da qualcun altro, che se da solo non ci arrivo io. Rallentamento. Colpisce quello che lo uccidiamo. Ok. No, questo continua a beccarmi. Chi è che l'ha messo lì a colpire? Aspetta, ti aiuto. Ah, è quello lì che lancia quella roba. È un campione, beh, un eroe che ha detto quella roba lì. Io pensavo fosse una cosa del gioco, della mappa. Invece no. Colpiamo, amico. No, scappa, c'è lui. Vabbè, se l'avessi ucciso, vabbè, l'ha ucciso, bravo. Mi sto colpendo, ma faccio poco. Mi ha ucciso la torre. Rallentamento. Ok, quindi c'è attacco magico, va bene. E quindi vorrei farvi 10 episodi di queste modalità qua. E quindi dopo faccio. Qui dopo facciamo altro. Perché classe classificata varia solo che sei in classifica, quindi. Ok, mi stanno colpendo, quindi è meglio stare un po' indietro. Sono un supporto, quindi devo stare dietro gli altri. Ma devo stare io dietro, non voi. Vabbè. Quindi fare 10 episodi classificati classica insieme, perché sono la stessa modalità praticamente, cambia solo che uno è in, con i trofei, con. No, mi hanno attaccato, niente, me l'ha preso. Prendi attacco, così possiamo aiutare la squadra. Addirittura una torre. Ok, andiamo a aiutare la squadra. No, ma volevo aiutarli, niente, ma ho sviato la mia possibilità di aiutare. Mi tocca aspettare un po' di secondi. Colpisce quello che dà fastidio. Sono più forti di me, eh. No, questo mi attacca da lì. Colpiscilo. Bravo. Devo pararmi. No, mi ha bloccato. Difendetemi perché io ho poca vita. Infatti sono morto. Però con le kill siamo in vantaggio. Io faccio la esca praticamente.
Quindi avete tempo voi di dirmi se volete vedere 20 episodi della moda classica classificata o solo 10. Se no decido io 10 perché finisco prima. E poi dopo faccio Rissa, Magic Chess e un'altra modalità che non mi ricordo il nome. Questi mi ammazzano di botte proprio. E ho fatto solo due assist. Sto aiutando lui, ma non fa danno, quindi non posso aiutarlo subito. Gli paravo i danni praticamente. Vedi, Angela fa poco danno. Anche Layla fa poco danno. La torre va giù, la torre va giù. Poi vi dico qualcosa a fine video. Ne parliamo ancora a fine video. Buono, un'altra kill. Ok. Va bene. Va bene, ora dobbiamo aspettare i nostri minion, che non è minion il film. Aia, sto rallentamento. Ok. No, mi uccide. Ok, l'ho usato. Quindi cioè non c'è la fine per Mobile Legend, Big Bang. Quindi non so se ha senso fare troppi episodi, perché dopo diventa noioso. Fa sempre le stesse cose, ovviamente attacco, difendo e non vado avanti nella storia, quindi non faccio altre cose. Quindi magari farei 10 episodi di classe classificata insieme, 10 episodi, sono uscito. E più dopo fare 10 episodi di quello dei scacchi, dovrebbe essere scacchi quello lì. Che succede? Ah, abbiamo vinto così? Senza neanche buttare giù la torre. Forse è stato un compagno che ha buttato la torre qua in basso e che poi è passato di lì. Livello 13 intanto. Le monete me la date. Ho fatto molto corsie. Un po' di oro. Pochi DPS. Che dovrebbe essere damage per second. Assist, resistenza, poco. Poca roba, appunto. Vabbè, io non sono stato il peggiore, però ok. Qualche danno l'ho fatto anch'io. Anche se quello che ho fatto di più è stato il primo qua. MVP, ha fatto MVP 14.7, quindi ha
fatto molto di più. Ritorno nella lobby, torniamo nella lobby così non c'è problema. Ma non voglio fare un'altra partita, grazie. Una video va benissimo. Dura anche tanto. Ti piace? Non tantissimo, perché bisogna shoppare un pay to win questo gioco. Quindi abbiamo fatto classica stavolta. Abbiamo vinto. Quindi magari farò un po' classica e un po' classificata. Un po' a turni, magari farò un po' uno, un po' l'altro. Magari una partita ciascuno. Vedrò io di farli qualche episodio ciascuno. Tempo per uno. Poi magari fare arcade, non lo farei l'arcade perché no, perché te no, arcade potrei farlo. 10 più di arcade, 10 più di Magic Chess, Magic Chess e 10 più di rissa. Magari prima rissa, Magic Chess e arcade. Oppure al contrario, adesso non so come farli perché. Perché arcade dovrebbe essere più semplice, spero. Quindi dovrei portarla alla fine. Per alleggerire un po' la serie. Però non so perché appunto essendo quella più facile forse è un po' più brutta da vedere alla fine. Quindi niente, comunque queste tre modalità saranno le ultime che faccio. Che non farò altre modalità. Magari mi tengo il gioco e cerco di arrivare in classificata oltre il maestro. Vedo, adesso vedo se ci riesco a giocare in questi giorni. O nei giorni prossimi, appunto. E quindi magari fare 10 episodi di classificata e classica. Fare così. Insieme. Perché sono la stessa modalità, solo che è anche scritto praticamente uguale. Classica e classificata. Si somigliano anche un po' come nome. E quindi inizio con tutta questa lettera, anzi con tre lettere, no, tre classi c'è la uguale, classi. Poi uno ufficio conficata e l'altro K, quindi vabbè, comunque sono simili, si riconoscono. Quindi non vorrei fare disturbo di uno e disturbo dell'altro, perché la serie durerà troppo e soprattutto voglio portarmi un sacco di giochi sul canale, quindi devo terminare le serie che non hanno una fine. Non hanno un obiettivo, perché a me piace i giochi che hanno un obiettivo, che raggiungi quell'obiettivo, vinci e poi dopo finisce la serie. Non è che vada avanti a oltranza, anche se comunque gioca Fortnite, che Fortnite va avanti a oltranza anche lui. Però Fortnite è diverso, perché Fortnite ha anche varie cose qui, varie cose estetiche che si possono prendere, cose diverse. Invece su questo gioco devi pagare per prendere le skin, per riprendere i personaggi. E poi non so quale personaggio prendere, perché se prendo eroi, fa eroi. Se prendo un personaggio di questi, poi è quello giusto da prendere, oppure spendo le monete per niente. Quindi nel dubbio non shoppo niente, non prendo assolutamente niente. Quindi ce ne sono tante da prendere, però non le posso prendere tutte. Se le potessi prendere tutte, magari farei un episodio per ogni skin, per ogni personaggio. Per ogni eroe. Perché lì sarebbe più bello, almeno li provo tutti e vediamo come va. Almeno faccio un test con tutti. Quindi adesso non so come giudicare andare avanti, perché appunto gli episodi. Questo dovrebbe essere il settimo, credo, se non mi sbaglio. Poi arriverei al 10 e poi cambierei modalità. Almeno cambiamo un po' la modalità e ci divertiamo un po' con qualcos'altro. Magari potrei fare 30 episodi invece di 50. Oppure 40 potrei fare. No, però diventa lunghissima. Facciamo così. Facciamo così, decido adesso perché sennò non decido mai. E soprattutto voi nei commenti potete scrivere le vostre opinioni, quindi se per caso cambio modalità e mi dite che volete vedere quell'altra modalità, io vi porto un altro episodio in più di quest'altra modalità, tipo classico classificata. Io farei. Questo è il settimo, no? È il settimo. Io arriverei fino a 10 con
con classica classificata. E poi con gli altri 10 episodi mi farei Arcade, Agincess e Rissa. Così avremo 20 episodi, la serie dura 20 episodi e basta. Deciderò io poi se sarà così, oppure deciderò di fare qualche episodio in più, eh. Quindi se lo vedrò, vedrò di farci un po' di episodi, in modo da fare un po'. Intanto arriviamo agli episodi con la classica o classificata, che è quello importante. Che sono le modalità principali, quindi vanno usate di più. Poi vedrò io come sono le modalità Arcade, Agincess e Rissa. E vedrò se fare 10 episodi l'uno oppure farne un po' meno. Perché 50 episodi non vorrei farli, perché sono troppi 50 episodi per questa serie. Vorrei farne un po', ma non troppi. In modo da non annoiarsi e non fare cose brutte. Va bene, dai, io spero che comunque il video vi sia piaciuto. È durato abbastanza, è durato un po'. Adesso quando cliccherò il tasto lì vedrò quanto è durato. Quanto sta durando. E voi nei commenti mi raccomando scrivetemi la vostra opinione su quella sulla serie, se volete vedere meno episodi o più episodi. Io vi ascolto, la portiamo e finiamo la serie appunto perché a un certo punto dobbiamo terminarla in qualche modo. Infatti vorrei terminare la serie con... magari potrei fare 25 episodi. Potrei arrivare a 25 episodi. E basta. Cioè basta no perché 25 sono tanti, cioè sono un po'. Una serie del genere che non va avanti perché è un gioco ripetitivo è tanto secondo me e, però voglio portare almeno un po' di episodi quindi adesso deciderò io comunque nei commenti potete scrivere la vostra opinione che se volete più episodi o meno episodi di questa serie se mi dite la vostra opinione io vi ascolto e mi dite guarda questa serie mi interessa poco finisci la serie e fanne un'altra e io vi ascolto e ne facciamo un'altra tanto. Ne ho tanti di giochi da portare sul canale, ne ho veramente tanti. E quindi niente, io spero che il video vi sia piaciuto, mi lasciate un like, un commento per la vostra opinione, cosa ne pensate, cosa vorreste vedere, come vorreste che la porto. Condividete per aiutare a crescere il mio canale, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!